Per le decisioni prese considero l'ultima seduta del Consiglio Comunale una seduta storica per Berceto. Abbiamo assunto anche delle decisioni sperando e avendo buona speranza che si possano realizzare alcune cose che sono attese dal 1946. Una di queste cose è una bretellina che possa permettere di non avere più il traffico pesante in centro, soprattutto vicino alle mura del maestoso Duomo. I carichi odierni, i mezzi pesanti di oggi, equivalgono a 3.000 macchine, quindi sono passaggi e vibrazioni che non fanno certamente bene a un edificio dell'VIII secolo. Siamo anche in corsa per diventare paese UNESCO, quindi da tutto il mondo ci dicono di tutelare il nostro Duomo e dobbiamo iniziare a essere i primi. Questa bretellina partirà da Ripa Santa, dalla casa cantoniera detta di Ripa Santa, e uscirà dal Duomo. I proprietari dei terreni, Pizzati Italo e Rosa Maria Ghirardini, hanno firmato l'adesione, proprio visto l'importanza di salvare il Duomo, di dare gratuitamente questi terreni. La Policreo, con l'ingegner Corchia, che è un noto bercetese molto legato al nostro paese, ha iniziato uno studio sulla bretellina e quindi è una cosa che si può fare. Conferma che si possa fare e anche la conferenza dei servizi convocata dal Comune di Berceto due volte con la presenza della Regione, la presenza della Provincia, la presenza di tutti gli enti che sono coinvolti nel rilasciare l'autorizzazione. E da questa conferenza è uscito che non c'è nulla che può ostare, cioè non c'è nulla oggi che possa dire la bretella non si può fare. La bretella si può fare, ovviamente ci vuole un progetto esecutivo con tutti i sondaggi, con tutto quello che serve e soprattutto con la valutazione di impatto ambientale che l'amministrazione comunale di Berceto la pretende, perché vogliamo che la cosa sia bella e sia inserita nel miglior modo possibile e che sia meno impattante possibile, e questo è possibile e necessario fare, e quindi faremo tutto questo. Anche se la Regione ci suggeriva un procedimento più semplice, che era il procedimento cosiddetto unico, noi invece vogliamo la valutazione di impatto ambientale e sarà una cosa molto utile e positiva, come è utile e positiva la bretella. Nella stessa seduta abbiamo acquistato il Cinema Roma. Berceto ha una vecchia sala, direi antica sala cinematografica, che giustamente lo Stato, la Regione, ci sono dei finanziamenti che vogliono restaurare, vogliono considerare come dei monumenti questi edifici che hanno attirato addirittura quasi in un secolo centinaia e centinaia di persone, generazioni e generazioni di bercetesi sono entrati al Cinema Roma per una serata di serenità e vedere un film, e tutti ricordano la mitica Liberata che lo gestiva e anche Amore Rosario. Tutti i ragazzi, compreso il sindaco, per andare a vedere il film gratuitamente si lasciavano guidare da Rosario Amore a imparare a montare le pizze, le pellicole che andavamo a prendere alla Corriera, le montavamo con l'acetone, c'era la macchina Carboncini, noi facevamo in pratica gli operatori, però vedevamo il film gratis e questo era molto bello. Come ho fatto io, l'hanno fatto centinaia di ragazzini. Quindi credo che sia una cosa che faccia gioire ogni bercetese il sapere che questo edificio è del Comune e che chiederemo dei finanziamenti appena saranno rifinanziate queste leggi apposite a livello nazionale e regionale per ristrutturarlo nel migliore dei modi. È una cosa particolarmente necessaria perché Berceto può diventare sede di congressi scientifici, abbiamo visto, può diventare sede di manifestazioni, e siamo
veramente protratti a volere Berceto Comune UNESCO via Francigena, che è l'altra cosa che il Consiglio Comunale ha valutato molto positivamente già per la terza volta all'unanimità. Quindi tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, desiderano raggiungere questo traguardo, che è un traguardo eccezionale, che cambierebbe l'economia di Berceto, cambierebbe il modo di gestire, e io credo che sia necessario da parte dell'amministrazione comunale, al di là del Duomo, di Strada Romea, delle piazzette, dei bellissimi paesini come Castellonchio, Rocca Prebalza, Corchia, ritenere tutto il comune UNESCO, perché questa è la filosofia, quindi tenerlo tutto in ordine, tenerlo pulito, compreso i 131 km quadrati di territorio. È un cambio di mentalità assoluto che faticosamente dobbiamo ricercare insieme con l'aiuto di tutti. I boschi vogliono puliti, le case non vogliono lasciate crollare, tutti i servizi devono esserci, devono essere servizi efficienti, da quello medico a quello farmaceutico, postale, nei trasporti, le scuole, perché un paese UNESCO vuol dire migliaia e migliaia di turisti. E per fare un esempio che ha fatto e mi ha fatto piacere, l'ex consigliere comunale Achille Iasoni dice: bene, Corchia sarà un paese UNESCO, abbiamo tutti piacere. Se viene un pullman di giapponesi su quella strada, riuscirà a circolare liberamente? Quindi bisognerà sistemare anche le strade. Quindi è uno sforzo che diventa Berceto, un paese che si deve cambiare e rinnovare completamente, e per protagonisti deve avere i propri abitanti, deve avere i 5.000 proprietari di terreni e case del comune di Berceto, deve avere i 7.000 villeggianti che di norma vengono nei mesi estivi e che amano Berceto. È un grande gesto di amore verso il nostro territorio, il nostro comune, la nostra terra, che vuole dire poi anche un grande rispetto di tutti coloro che ci hanno preceduto, quindi dei nostri vecchi.